Nel 1812 l'ingegner Carlo Parea presentò un progetto che mirava a risolvere integralmente il problema e che prevedeva l'intervento di capitali pubblici e privati. L'idea era quella di incanalare tra alti argini le acque del Lambrone nei tratti più rischiosi, dalla confluenza del torrente Bova fino al ponte della Malpensata, e da qui dirigere il fiume imponendogli una deviazione verso il lago di Pusiano. In precedenza, infatti, il Lambrone scendeva direttamente verso sud, fino ad incontrare gli emissari del lago di Alserio e del lago di Pusiano. L'opera fu realizzata e consentì di evitare nuove inondazioni e di assicurare un consistente apporto d'acqua al lago di Pusiano. Tale immissione d'acqua nel lago serviva a bilanciare l'estrazione di acque effettuato dal cavo di Otti, un emissario artificiale che era stato costruito in quegli stessi anni e che interessava al Lambro. Il cavo di Otti era infatti un canale artificiale che dal lago di Pusiano giungeva fino al fiume Lambro, in località Stallo di Merone. La realizzazione di questa opera rendeva possibile garantire un deflusso costante delle acque del lago di Pusiano, a tutto vantaggio delle attività economiche che a valle del lago utilizzavano le acque del fiume. Il lago di Pusiano veniva così trasformato in un enorme serbatoio capace di trattenere le acque in eccesso nei periodi di piena e di cederle poi al fiume nei periodi di magra, regolarizzandone la portata.